Lunedì prossimo la Chiesa festeggia Santa Rita d'Acascia, la santa della pace familiare e della misericordia, una ricorrenza sentita ancora di più quest'anno dopo il sisma in Umbria che ha purtroppo reso inagibili i luoghi della devozione. Ma scanditi i lavori per la ricostruzione, sono ufficialmente entrati nel vivo i preparativi per la festa della santa. Abbiamo seguito gli eventi sismici e anche molto pesanti per la situazione di Cascia. La basilica è stata riaperta proprio un paio di settimane fa. E il monastero invece ha bisogno di grossi lavori e purtroppo i pellegrini non potranno visitare i luoghi dove Santa Rita è vissuta come monaca agostiniana perché sono inagibili. E anche noi pensavamo che in fondo con quelle offerte che entrano dai devoti il giorno della festa di Santa Rita di dare una mano alle monache, perché sulle loro spalle la ricostruzione di tante parti del monastero di Cascia. Nata a Roccaporena, nelle montagne vicino Cascia, Rita si sposa con un ufficiale militare e dopo un matrimonio burrascoso e la morte del marito e dei due figli per una malattia, Rita prende i voti ed entra nel monastero agostiniano di Santa Maria Maddalena. Secondo la tradizione, un venerdì santo, mentre era in preghiera, riceve come stigmata una spina della corona di Cristo in fronte, immagine con la quale viene rappresentata ancora. Dopo una lunga malattia si spegne la notte del 22 maggio del 1447, data che per questo la festeggia, e anche nella chiesa degli Agostiniani di San Giuseppe al porto di Fano, domenica verrà celebrato il transito di Santa Rita, con la benedizione delle rose, il fiore simbolo legato alla sua vita. Rita è una donna forte, in fondo la tradizione ce l'ha tramandata proprio come una donna capace di affrontare ogni problema della vita e risolverlo col metodo di Gesù Cristo, cioè risolvere i problemi con il Vangelo in mano, non seguendo quelle che sono le usanze della gente, della società o quello che la società ci obbliga a fare. Rita si richiama continuamente a Gesù Cristo crocifisso, tant'è vero che ce l'ha anche in mano, e con Gesù Cristo cerca di risolvere i problemi della sua vita familiare, della sua vita umana e anche della sua vita da monaca agostiniana su al monastero di Cascia. Oltre alle messe del mattino, lunedì alle ore 15:30 saranno benedetti neonati e bambini, perché la prima esperienza di Santa Rita fu quella della famiglia. E sul piazzale antistante la chiesa del porto saranno benedetti gli automezzi, mentre ognuno potrà ricevere una rosa benedetta in onore di Santa Rita.